Allora, siamo qua a Messina, manifestazione organizzata dai lavoratori di Servirail, i famosi cucettisti. Oggi hanno preparato questo gigantesco striscione senza treni e senza lavoro, cercasi il ministro Passera, lavoratori di Servirail e Ferrotel. Ecco, ci sono anche i lavoratori delle ferrovie della marittima di Messina che hanno dato la loro solidarietà e sono qua, stanno manifestando insieme a voi. Allora, qual è la situazione adesso? Quali sono le ultime notizie di questa vertenza? Sì, allora le ultime notizie, diciamo così, ufficiose sono quelle che Trenitalia ha chiesto le tracce orarie a RFI. Che sarebbero queste tracce orarie? Le tracce orarie, niente, si sta capendo. Vuole cercare di capire, Trenitalia ha fatto due proposte per quanto riguarda il treno, il Palermo-Milano. Quindi rimetterebbero un treno Palermo-Milano diretto? Sì. Uno solo? Un treno solo, sì. Questa è la loro proposta? Questa è la loro proposta. E quindi automaticamente i cucettisti tornerebbero sui treni? Bisogna vedere innanzitutto, la cosa diciamo importante è capire quante vetture mettono. Se mettono 14 vetture, allora c'è la possibilità che 81 lavoratori che siamo stati licenziati possiamo ritornare a lavorare. Solo se ne mettono di meno, come purtroppo non rientrano tutti e non mettendo delle carrozze in meno non possiamo fare niente, quindi noi ci auspichiamo. In totale quanti sono adesso che dovrebbero rientrare, che sono fuori? Allora, diciamo, attualmente i licenziati siamo 81 lavoratori. 81, mentre con questa proposta rientrerebbero quanti? Mettendo 14 carrozze ce la facciamo a rientrare tutti 81 lavoratori. Benissimo, quindi la proposta delle ferrovie in questo momento è di ripristinare un treno a lunga percorrenza, sì, tra la Sicilia e... che partirebbe da Palermo, la sezione Palermo e Siracusa, poi a Messina si congiunge e arriva direttamente a Milano. Direttamente a Milano. Va bene, e altri appuntamenti, scadenze? Sì, noi aspettiamo pure che ci dovrebbe essere un incontro a livello nazionale fra Braccia Larghe e il direttore di risorse umane di Trenitalia, i sindacati e i nostri sindacati regionali, e ci dovrebbe essere a questo incontro anche il direttore della nuova azienda che attualmente ha avuto in affidamento temporaneo l'appalto, cioè l'Angeli. Benissimo, grazie. Ok, prego.